Ehi, ben ritrovati in Andrea Link 91 e bentornati su Yo-Kai Watch Puni Puni. Nuovo evento piuttosto interessante quest'oggi. Abbiamo un evento con dei content creator prettamente di YouTube che sono ovviamente giapponesi. E appena entrato nell'evento mi butta subito qui, subito in mezzo ai video, non so di preciso cosa sia. Penso che siano dei video, infatti se vediamo qui sotto c'è una barra con pausa e avanzamento veloce e audio come... c'è anche simile su YouTube. Quindi la prima cosa che direi di fare è un attimino controllare, perché tanto il tempo non scade. Siamo bloccati qui con la schermata e per sbaglio ho cliccato. Però abbiamo la stamina. Penso che sia quell'evento tipo fionda. E stavolta la stamina è 40 e non 50 come gli altri eventi. Vediamo, cominciamo subito. Cosa è? Devo colpire. Fammi capire che devo fare, perché è la prima volta che lo vedo. Quindi quando io premo quando passa lui. Abbiamo anche un tempo limite. No. Ok, preso. Sì, però quanto lagga. Ok. Penso di stare andando bene, non lo so. Riesco a colpirlo anche due volte, quindi lo sto colpendo in teoria. Un secondo, andata. 35. Ne ho presi, ho fatto 70 punti. Ah, sono i metri. Quindi raggiungiamo i Mentos. Ah, sono le Mentos quelle. Noi mettiamo le Mentos dentro alla Coca-Cola. Quindi non è che sto... io sto centrando... sto aspirando le Mentos. È molto strano. Prendo dei punti. No, prendo dei punti video. Anche dei punti yokai, meno male. Meno male. Sono a livello 2. Parte possiamo vederlo. Abbiamo diversi minigiochi. Ah, abbiamo tutti i minigiochi lì. Ora capisco. Questo è Hikakin. Hikakin è un famoso youtuber giapponese. Io lo conosco da un sacco di tempo. Prima faceva video su beatbox. Ora fa anche videogiochi. Non so se fa ancora beatbox però, E tra l'altro mi sono appena ricordato che ha collaborato anche con i cantanti di Nazume Eleven, quelli che facevano le sigle di apertura. Quindi noi andiamo qui, abbiamo anche gli amici. Possiamo anche aiutare gli amici quindi. Ah, posso aiutarli con un minigioco qualunque. Qui abbiamo la fionda. C'era quello della Coca-Cola con le Mentos. Questo, oh mio Dio, questo non ho idea di cosa sia. E questo è punito? Questo è punito. Direi di aspettare un attimo e giocare. Perché qui ragazzi mi sa che abbiamo anche dei livelli segreti ovviamente. E poi possiamo andare avanti con gli stage. Molto molto interessante. È particolare davvero, Direi allora di fare un altro livello, visto che possiamo farlo. Direi allora di fare uno nuovo, che non ho mai visto, che è questo qui. Buttiamoci dentro 10 punti. È particolare ragazzi, molto interessante. Poi vi spiego anche quello della upline, che è tornata ancora una volta di prepotenza. Però stavolta mi sono preparato. Dobbiamo sconfiggere quel tipo? Cos'è? 3 combo devo fare? Ma è impossibile. Quindi devo prendere... ah, ok. Devo fare quello che mi dice lui. Puni grosso 2, perfetto. 3 combo. L'ho fatto. Eccola. Poi... devo scoppiare 3 di quelli. Ah no, un 3, ok, ho capito. Mm-hmm.
Perfetto. Ancora, oh, cavoli, dove lo becco? Eccolo. Ho visto che avevo un tempo limite. Però è strano. Lui ti dà delle missioni da fare e tu devi completarle. Ora, non so come dirvelo perché il tutto avviene molto velocemente, quindi io vi consiglierei di studiarvi di preciso come farle. Quindi io vi consiglierei un attimino, magari fermate il video, vi scrivete bene gli ideogrammi, così magari se volete fare quella, non è obbligatorio farla, però se volete fare quella, insomma sapete quello che dovete fare almeno. Ah no, non mi serve punito. Sono enormi. Ah, male. A parte che essendo così grosso è difficile che lo manchi quelli più in alto. Cosa ho fatto? Perché l'ho fatto? No, rotola, 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 rotola. Pensavo, non mi so regolare con questi grossi, sono abituato con quelli piccoli. Dai. C'hanno tutta quanta un'altra traiettoria. Allora, prima di continuare un attimino e spiegarvi tutto, sono andato un attimino a vedere qui cosa possiamo prendere con i punti amici. E abbiamo delle monete che ti fanno capitare un personaggio particolare, ma costano 100.000 punti amicizia. Un po' tanto. Abbiamo anche il Vigorium che ci dà appunto la stamina e ci serve per giocare ai minigiochi. E la stanza dei minigiochi rimane aperta per un determinato periodo di tempo. Quindi non è che possiamo starci quanto vogliamo. Dobbiamo aspettare che si apra e poi possiamo fare i minigiochi. Ovviamente tutto quanto questo se abbiamo la stamina. Ovviamente la stamina si può anche comprare. Ma è tornato Line, più prepotente che mai, come sempre. E cosa ci dà da fare? Se voi volete farle, innanzitutto scaricatevi Line e dovete avere anche un amico che abbia Line e averlo tra i contatti. E così per tutti quanti gli altri con i quali volete effettuare questo procedimento bislacco. Come funziona? Abbiamo tre colori. Azzurro, verde e rosa. Se volete prendere le ricompense della parte azzurra, quindi la prima, ovvero 5.000 punti, la moneta per il rango Z e altri 1.000 punti, dovete far entrare ben 3 persone inattive. E queste persone inattive non devono giocare almeno dal 24 ottobre, più o meno una settimana. Quindi, se riuscite a far entrare 3 persone inattive con il vostro link, tramite appunto Line, potrete riscattare queste ricompense. La parte verde invece è per le persone nuove. Se voi riuscite a far entrare un nuovo giocatore tramite la app Line, riceverete la moneta Z. Se riuscite a farne entrare 2, 1.000 punti. Se riuscite a farne entrare 3, altri 1.000 punti. La parte rosa invece è per i giocatori che sono attivi. E se riuscite a far entrare un giocatore attivo che gioca abitualmente a Yo-Kai Watch, allora riceverete semplicemente 1.000 punti. Quindi, ricapitolando, la parte azzurra è per i giocatori inattivi da almeno una settimana intera. La parte verde è per i giocatori nuovi, che ancora non hanno il gioco, e la parte rosa è per i giocatori attivi. Tutto questo tramite la app Line. Io la app Line non ce l'ho, l'ho usata in passato, ma è un dito nel sedere usarla, quindi meglio di no. Per me, se poi voi l'avete e la usate, benissimo. Inoltre abbiamo anche la campagna dei retweet, che ogni volta è ben accetta. Se noi arriviamo, ragazzi, a un totale stavolta di 80.000 retweet, potremmo ricevere 8.000 punti yokai. Questa volta sembra che il massimo sia solo 80.000, e va bene. È il momento però di vedere le quest e le missioni. È il momento però di vedere gli stage segreti per questo evento.
Le quest inizierò a saltarle perché tanto, bene o male, si capisce quali sono quelle da fare, cosa bisogna fare, quindi è inutile ogni volta ripetere sempre le stesse cose. Così come anche per la missione Nambo, oramai è sempre la stessa cosa, sconfiggi Vera Nera, scoppia un tot di puni, fai un tot di energy, Max manda un tot di spiriti agli amici, basta, sempre le solite cose. Quindi da oggi le quest non le dico più, ma gli stage segreti sì, insomma, dai, quelli sono importanti. Iniziamo con il primo ovviamente, unisci 15 puni nello stage 9. Nello stage 23 crea un puni di dimensione 25, mentre nello stage finale, ovvero il 45, totalizza 1.000.000 di punti. Direi comunque di fare qualche slottata, anche se purtroppo questa volta mi è andata un po' malino perché non ho giocato praticamente mai. Quindi facciamo la prima, vediamo se la fortuna ci arride anche stavolta. L'altra volta è andata molto molto bene. Non mi aspetto di trovare chissà quale, ecco, solo una, però non si sa mai. Abbiamo un rango S e solo quello, però è nuovo e dovrebbe essere di questo evento, meno male. Potremmo avere qualche boost, eh? Vedremo se avrà qualche impiego. Facciamone un'altra. Anche in questo evento, ragazzi, farmare sarà piuttosto dura. Però se non altro, attenzione, 4 d'oro. Con un doppia S. E lo Z! Ho trovato lo Z! Allora, lei... Ok, dovrebbe essere anche lei una streamer giapponese. Con lo standardo di Yokai Watch Puni, ma abbiamo il rango Z. La Trinità, signori. Abbiamo la Trinità. Anche il tripla S. Wow, seconda slottata da urlo. Ah, quello è il tizio di prima. Toma. Ah, questo è Toma. Bene. Non pensavo fosse lui. A posto. Io con questa slottata direi che sto a posto, anche perché non vorrei bruciarmi ulteriori punti. E direi quindi che per questo video è tutto, ragazzi. Spero che vi sia stato d'aiuto. Se volete rivedervi qualche parte, nella descrizione trovate i timestamps per skippare e navigare tra le parti che più possono interessarvi. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. Vi ricordo in descrizione il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!